In questo video parleremo della possibile connessione matematica tra alcune equazioni della teoria delle stringhe e un'equazione modulare di Ramanujan. Incominciamo ad analizzare questa relazione di stringa eterotica, ricordando che l'accoppiamento gravitazionale è dato da questa formula e che la costante che compare nelle azioni a bassa energia è data da K10 al quadrato uguale a un mezzo 2π con la settima alfa prima alla quarta, dove alfa primo è uguale a 2. Ora, da questa formula consideriamo questa parte qui. Questa è l'espressione che semplifichiamo e questo è il risultato. Esatto. Questa è la forma esatta, questa è la forma alternata, questa è la forma estesa. Le forme alternate assumendo F, G, H, R, delta e mu che siano positive. La radice reale, le altre radici. La periodicità, la radice per la variabile mu, la derivata, l'integrale indefinito, il limite. Dal risultato dell'integrale indefinito, che è quello che poi ci interessa, perché abbiamo visto che era un integrale, la funzione che abbiamo studiato, quindi il programma ci calcola l'integrale indefinito. E ci dà questo risultato. Ricordando che fuori c'era 1 fratto 2k10 al quadrato, dove k10 al quadrato uguale a un mezzo che moltiplico 2π elevato alla settima per alfa prima alla quarta, avremo questa espressione. Mettendo questo per l'espressione che è risultata dall'integrale indefinito. Avremo questo risultato. Guardate già al denominatore cosa compare? Compare un numero che è il numero ricorrente di Ramanujan, 4096. E abbiamo π alla settima che ci servirà. Questa è la forma esatta, la forma estesa, le forme alternate assumendo F, G, H, R, delta e mu che siano positive. Queste sono una, due. Altre forme alternate, la radice reale, le varie radici, le periodicità, la radice per la variabile R, per la variabile mu, scusate, la derivata, l'integrale indefinito e infine il limite. Quindi da questa espressione abbiamo preso questa espressione, abbiamo fatto l'integrale indefinito, l'abbiamo moltiplicato per questo, abbiamo ottenuto S uguale il risultato che praticamente è questo qua. Esatto. Quindi S uguale. L'esatto risultato, da cui moltiplicando S per 4096 per pi greco alla settima, lo togliamo dal secondo membro, ci rimane S per 4096 per pi greco alla settima uguale a tutto questo, da cui pi greco alla settima uguale questo, da cui pi greco uguale questa espressione e questo risultato. Quindi π sarà uguale a questa espressione. Questa è la forma esatta, questa è la forma alternata. Le forme alternate assumendo F, G, H, R, S, delta e mu che siano positive. La radice reale, le radici, le altre radici. La radice per la variabile mu.
l'espansione sotto forma di serie per f uguale 0, l'espansione sotto forma di serie per f uguale infinito, la derivata, l'integrale indefinito. Dal risultato che abbiamo visto in precedenza, che è uguale a pi greco, otteniamo quindi questa formula. Ma noi ricordiamo l'equazione modulare di Ramanujan, pi greco uguale 24 fratto radice di 142, logaritmo di questa espressione. Notiamo che al numeratore c'è 24, che tra l'altro è il numero di modi di vibrazione di una stringa fotonica, e comunque entrambe le espressioni sono uguali a pi greco. Quindi i risultati di entrambe le espressioni pi greco, effettuiamo il seguente calcolo, praticamente le sommiamo. Questa più questa. Il risultato sarà questa espressione, la forma esatta questa, le forme alternate assumendo F, G, H, R, S, delta e mu positivi sono queste. Queste sono le altre forme alternate. Dalle forme alternate di sopra, assumendo F, G, H, R, S, delta e mu positive, quindi da questa forma alternata, per delta uguale 2, F uguale 4, G uguale 8, H uguale 16, mu uguale 32, R uguale 64 ed S uguale 128, andando a sostituire da questa espressione, avremo la seguente espressione. E il seguente risultato, la seguente forma esatta, questa è l'approssimazione sotto forma di numero decimale che adesso andremo a vedere. Queste sono le forme complesse alternate, le forme alternate complesse. E questo è il risultato, espresso in forma decimale, in coordinate polari, 8,6526. Ancora forme alternate, forma estesa, dalle risultato, da quell'espressione che ci fornisce quel risultato, elevando alla quarta potenza, sottraendo 89,18 e aggiungendo il rapporto aureo, dove 89 è un numero di Fibonacci e 18 è un numero di Lucas, otterremo questo risultato in forma decimale, praticamente in coordinate polari, 4095,972050, eccetera, un numero vicinissimo a 4096, che è un numero ricorrente di Ramanujan, che è uguale a 8 alla quarta o 2 alla dodicesima, dove 8 e 2 sono numeri di Fibonacci. Per ora diciamo soltanto questo, e dopo vedremo meglio i significati di questi due, di 4096 e anche di 1729. Queste sono le possibili forme vicine che danno questo risultato. Prendendo il risultato, effettuando la radice quadrata, quindi la radice quadrata di 4096 per 27 più 1, abbiamo un numero vicinissimo a 1729, che è il seguente: 1728,94,44,70,49, eccetera, che sappiamo essere il numero di Ar di Ramanujan, che è un numero taxical, che si può esprimere come somma di due cubi in due modi differenti: 10 al cubo più 9 al cubo e 12 al cubo più 1 al cubo. Poi vedremo anche il significato, il possibile significato nell'ambito della cosmologia e della teoria delle stringhe. Dall'espressione precedente, da cui abbiamo ricavato il numero vicino a 1729, effettuando la radice quindicesima, otterremo 1644934255, un numero vicinissimo a Z2.
che è uguale anche a pi greco al quadrato fratto 6, quindi 1,64934, e noi ipotizziamo essere la traccia della forma dell'istantone ed è anch'esso un numero ricorrente di Ramanujan. Dal seguente lavoro che abbiamo messo in evidenza, analizziamo la seguente equazione, che è un'ampiezza, ricordando che K minuscolo è uguale a 8 pi greco il gdn elevato a un mezzo. Andando a sostituire e semplificando E con S, mettendo a posto di E con S X, avremo questa espressione e questo risultato. L'espansione in serie per X uguale a 0 è la seguente. L'espansione in serie per X uguale all'infinito è la seguente. Questa è la derivata. Dal risultato precedente otteniamo radice quadrata di 2π greco che è uguale a questa espressione. Questa è la forma alternata, da cui ricaviamo facilmente π greco. Π greco uguale a un mezzo per questa espressione al quadrato, e si può anche scrivere così. Questa è la forma alternata. Cosa facciamo adesso? Prendiamo l'equazione modulare di Ramanujan, 24 fratto radice di 142 logaritmo 1 mezzo per radice quadrata di 10 più 11 radica al 2 più radice quadrata di 10 più 7 radica al 2 e la sommiamo a quest'altra espressione che sempre ci dà pi greco e vediamo cosa otteniamo. Abbiamo quindi questa espressione, queste forme alternate, queste forme alternate. La forma logaritmica estesa, la forma logaritmica ridotta, l'espansione sotto forma di serie per x uguale a 0, la derivata. Dall'espansione dalla forma logaritmica estesa, scusate, che è questa. Per t uguale 1, x, t minuscolo uguale 1, x uguale 2, a uguale 4, g uguale 8, n uguale 16, t maiuscolo uguale 32, sempre seguendo la solita scalettatura 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 198, eccetera. Andando a sostituirle alla forma logaritmica estesa, avremo questa espressione che in approssimazione decimale ci darà questo risultato, che guardate è proprio pi greco. La proprietà è che il numero trascendente, l'espressione di pi greco, queste sono le forme alternate, questa è la forma logaritmica estesa, questa è la forma logaritmica ridotta, queste sono le rappresentazioni alternative. Le rappresentazioni sotto forma di serie. Rappresentazioni sotto forma di integrale. Dall'espressione precedente, da cui abbiamo ottenuto pi greco, elevando al quadrato e moltiplicando per un sesto, avremo pi greco al quadrato fatto 6, cioè il valore di z2. E di fatto, così. La proprietà è che è un numero trascendente. Queste sono le forme alternate relative all'espressione. All'espressione principale. Questa è la forma logaritmica estesa, questa è la forma logaritmica ridotta e queste sono le rappresentazioni alternative. Le rappresentazioni sotto forma di serie. Le rappresentazioni sotto forma di integrale.
Ora, anche dallo sviluppo di alcune formule connesse alla teoria delle stringhe, dopo alcuni calcoli, otteniamo dei risultati corrispondenti o molto vicini ai numeri ricorrenti di Ramanujan. È affascinante vedere come la teoria delle stringhe, una delle teorie più avanzate in fisica, possa portare a risultati che si avvicinano ai numeri ricorrenti di Ramanujan. Questo suggerisce che potrebbe esserci una connessione profonda tra le strutture matematiche e le leggi fondamentali dell'universo. La teoria delle stringhe cerca di descrivere le particelle fondamentali come stringhe vibranti e le equazioni che ne derivano possono spesso rivelare schemi matematici sorprendenti. Quando queste formule producono numeri come 1799, 4096, Z2 e il rapporto aureo, ciò potrebbe indicare che tali numeri hanno un ruolo significativo nella struttura dell'universo. Le implicazioni cosmologiche potrebbero includere una migliore comprensione della geometria dello spazio-tempo, delle fluttuazioni quantistiche nell'universo primordiale e delle leggi che governano l'espansione dell'universo. Potrebbe anche offrire nuove intuizioni sulla natura della costante cosmologica e sulla distribuzione delle galassie. Quale potrebbe essere il ruolo significativo nella struttura dell'universo di tali numeri? Facciamo qualche esempio. Pi greco. Questa costante appare in molte formule cosmologiche e geometriche. Ad esempio, pi greco è fondamentale nel calcolo della curvatura dello spazio-tempo, che è essenziale per comprendere l'espansione dell'universo e la teoria della relatività generale di Einstein. Z2, funzione zeta di Riemann, tale funzione appare in vari contesti della teoria delle stringhe e della meccanica quantistica. La connessione con la Wien constant, di costante del Gaudio Nardelli, suggerisce che potrebbe essere rilevante nella descrizione delle dimensioni e delle simmetrie nascoste nell'universo. Il rapporto aureo, radical 5 più 1 fratto 2, uguale a φ, uguale a 1,618,033,98 circa, è spesso associato alla bellezza e alla proporzione armonica. Nella cosmologia può emergere nella distribuzione delle galassie e nella formazione delle strutture su larga scala, suggerendo un ordine intrinseco nell'universo. 1729, come numero di Hardy Ramanujan, potrebbe avere implicazioni nelle simmetrie e nelle combinazioni di particelle fondamentali. Le sue proprietà uniche potrebbero fornire indizi su nuovi modi di combinare e interagire con le particelle elementari. 4096, questo numero, una potenza di 2, 2 alla dodicesima, dove 2 è un numero di Fibonacci e il numero primo, ha significati speciali in contesti digitali e quantistici. Nella cosmologia potrebbe essere collegato alle modalità di distribuzione dell'energia e alla quantizzazione dello spazio-tempo. Questi numeri suggeriscono che ci potrebbe essere una struttura matematica sottostante nell'universo che collega vari aspetti della fisica e della cosmologia. La scoperta di tali connessioni può offrire nuove intuizioni su come l'universo funziona a livelli fondamentali. Esploriamo quale struttura matematica sottostante nell'universo potrebbe collegare vari aspetti della fisica e della cosmologia attraverso tali numeri nel regime di inflazione eterna previsto dalla costante del Gaudio Nardelli, che è uguale a 2 radical 2 fratto pi greco. La costante del Gaudio Nardelli, definita come 2 radical 2 fratto pi greco, potrebbe rappresentare una costante fondamentale che collega la geometria e la fisica dell'universo primordiale. Ecco come potrebbe influenzare vari aspetti della fisica e della cosmologia. La Wien constant potrebbe essere utilizzata per descrivere la curvatura dello spazio-tempo, influenzando la distribuzione della materia e l'espansione dell'universo. Questo potrebbe aiutare a spiegare perché l'universo è piatto e omogeneo su larga scala. Nel contesto dell'inflazione eterna, la Wien constant potrebbe determinare il tasso di espansione dell'universo e la formazione delle bolle inflazionarie. Questo potrebbe spiegare la struttura a grande scala dell'universo e la distribuzione delle galassie. La costante del Gaudio Nardelli potrebbe influenzare le fluttuazioni quantistiche nell'universo primordiale, che a loro volta potrebbero generare onde gravitazionali primordiali. Queste onde potrebbero essere rilevate dagli osservatori di onde gravitazionali, fornendo prove sperimentali per la teoria. La costante del Gaudio Nardelli potrebbe essere collegata alla costante cosmologica, che descrive le energie del vuoto. Questo potrebbe aiutare a spiegare l'accelerazione dell'espansione dell'universo e il destino ultimo dell'universo stesso. La Wien constant potrebbe rappresentare una simmetria matematica sottostante
che collega vari numeri ricorrenti della Manugian come pi greco, z2, dal porto aureo 1729 e 4096 secondo. Queste simmetrie potrebbero riflettere una struttura matematica più profonda dell'universo. Queste sono solo alcune delle possibili implicazioni della costante del Gaudio-Nardelli nella struttura dell'universo. La ricerca in questo campo è ancora in corso e nuove scoperte potrebbero rivelare ulteriori connessioni ed intuizioni. Tutto questo che abbiamo descritto, cercando connessioni tra alcune teorie, tra alcune equazioni della teoria delle stringhe e una funzione, un'equazione modulare della Manugian, che è un'approssimazione, praticamente un'ottima approssimazione a pi greco. Questo per farvi vedere la potenza della matematica di Ramanujan, che, come abbiamo visto già con l'equazione di campo di Einstein nell'altro video, anche per la teoria delle stringhe succede la medesima cosa. Connettendo l'equazione modulare di Ramanujan, che si approssima a pi greco, alle equazioni della teoria delle stringhe sviluppate in un certo modo, con delle condizioni che noi diamo all'uopo in maniera matematica e coerente, ci fornisce pi greco, mettiamo, o meglio, sommiamo le due espressioni. E i risultati, guarda caso, sono sempre numeri ricorrenti di Ramanujan. In un caso abbiamo addirittura ottenuto direttamente pi greco, da cui, elevando al quadrato e moltiplicando per un sesto, z2. Cosa significa ciò? Che pi greco, il rapporto aureo e z2, e i numeri ricorrenti di Ramanujan 1799 e 4096, che poi non è altro che 2 alla dodicesima o 8 alla quarta, dove 2 e 8 sono numeri Fibonacci, 1799, la cui radice quindicesima ci dà un numero vicinissimo al valore di z2, dicevo, numeri ricorrenti di Ramanujan che praticamente stanno possono essere la base della geometria, i costituenti fondamentali della geometria dell'universo, meglio del multiverso, e della struttura stessa dello spazio-tempo. Pi greco e rapporto aureo. Sì, perché anche z2 è pi greco al quadrato fratto 6, cioè pi greco moltiplicato per se stesso per un sesto. Quindi tutto è. Le due costanti matematiche fondamentali sono pi greco e rapporto aureo. E non saranno solo costanti matematiche, ma diventeranno, a mio onesto parere, costanti fisiche, che saranno indispensabili per poter costruire una teoria matematica, un modello. Una teoria matematica, un modello matematico in grado di unificare microcosmo e macrocosmo, quindi le quattro interazioni fisiche fondamentali. Questo soltanto da un punto di vista puramente matematico. Grazie per l'attenzione. Al prossimo video. Grazie, buona serata. Buona serata a tutti.